Papem! Espandiamo il magazzino! Yay! Allo! Mi hai quasi messo sotto, criminale! Volevo sbloccare una quantità spropositata di ciccia. Oh wow! Si è espanso da questo lato il negozio! $198,60! Ti limono tutta la pensione! Oddio, che succede? Mouse? Ti sei scaricato adesso! Ed ecco qua che abbiamo il pollo! $217? Super record supremo. È diventato veramente il paradiso della ciccia. Abbiamo gallette al prosciutto, crostini al prosciutto, carne macinata, prosciutto crudo, prosciutto cotto, abbiamo pollo, abbiamo di tutto. Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati a Lonad. Come dite? Se sto di nuovo spiando le signorine che si fanno la doccia? No, gente, ho smesso. Ora spio le vecchiette che si fanno la doccia. Come dite? Ma che schifo, ragazzi. Allora, prima di tutto portate un po' di rispetto per le vecchiette, perché loro avranno qualcosa che voi molto probabilmente non vedrete mai. Di cosa sto parlando? Della pensione. Se non avete capito questa battuta, probabilmente siete troppo giovani. Ma fidatevi che prima o poi, se vivete in Italia, se vivrete in Italia soprattutto, la capirete. Solo che a quel punto, fidatevi, oh, fidatevi, sarà decisamente troppo tardi. Gente, sono successe cose. Allora, lasciate stare adesso la situazione delle casse, che in verità funziona molto bene. Ho provato questa disposizione e i clienti si sminchiano. No, nel senso che in verità solo due casse non sono sufficienti a gestire una cinquantina di clienti. Allora, io stavo cercando disperatamente di raggiungere il livello 42 del negozio, che mi permetterà di sbloccare 3 nuove licenze. Sì, perché gli sviluppatori non potevano mettere una licenza intermedia. No, sono delle teste di minchia, ma vabbè, dettagli. E allora cosa ho fatto? Mi sono divertito a riempire prima di tutto gli stand, in modo tale che Giampier Fabrizio potessero quindi occuparsi del negozio, intanto che i Franco facevano i cassieri. Mi sono alzato dalla scrivania, sono andato a farmi un tramezzino. Erano le 8:30 di sera nel gioco. Mi sono detto, vabbè, intanto finiscono un po' di cose. Torno dopo 20 minuti, nonostante fossero le 9 di sera, stavano continuando ad entrare i clienti. Quindi ho fatto una marea di esperienze e soldi. Il problema è che la maggior parte degli stand si erano svuotati, perché il gioco non è abituato ad avere così tanti clienti. Oh, ciao pollo! Dicevo, così tanti clienti in una volta sola. E quando è successo? Ma che domande, quando non stavo registrando e non ero davanti al PC. Non c'ho voglia di arrabbiarmi. Sì, come potete vedere, livello 42, ma ci stiamo arrivando, gente, ci stiamo arrivando. Allora, iniziamo pagando le fatture. È l'unico motivo per cui ho accumulato così tanto denaro. Gioco è tipo impazzito. Anzi, sapete cosa? Ma sì, dai, facciamo la follia, $3,000, papem! Espandiamo il magazzino, yay! E il problema è che l'abbiamo tipo espanso al massimo. Più di così lui non diventerà grande, il che è un bel problemone. Quindi possiamo mettere un'altra serie di scaffali qui e un'altra serie anche di qua. O nella peggiore delle ipotesi spostiamo il computer, lo rimettiamo nel negozio e chi si è visto si è visto. Anche perché, gente, qualora io volessi espandere il negozio dovremmo spendere mi sembra un po' tantino, magari dopo lo facciamo, ma per adesso al massimo assumiamo un Giampier Fabrizio parte terza. E fidatevi quando dico che ci serve assolutamente. Oh, guarda qua il mio trio meraviglia di Giampier Fabrizio. Figlioli, guadagnatevi lo stipendio, non battete la fiacca. Allora, prima di iniziare una nuova giornata, portate pazienza perché devo riordinare tipo uno sfacelo di prodotti. Se ho visto bene ci manca anche lo zucchero. Abbiamo anche troppo zucchero come tipologie, intendo, all'interno di sto buio di gioco. Ecco qua, e ho speso altri $600. Weila! Era una torre di zucchero, più di tanto non poteva tenere. Allora, datemi mezzo secondo, così poi i ragazzuoli si possono dividere i compiti. Con 3 Giampier Fabrizio che si muovono avanti e indietro per il negozio, possiamo rifornire 3 stand per volta, il che è una bella comodità. Ma che roba, mi avete svuotato quasi tutto! Sì, ovviamente continuano sempre a prendere la scatola che contiene più prodotti, e pertanto io mi ritrovo sempre 841 scatole con all'interno 1 o 2 prodotti, perché gioco è bastardo e programmato male nel profondo. Ma vabbè, dettagli. Ok, la situazione non è poi così malvagia. Allora, questa cassa non mi va bene per adesso. Lasciamola tipo qua fuori. E voi direte, lo sai che è un magazzino, non rompete le palle, gente. Vorrei lasciarlo per i prodotti, che signora, se si leva dai maroni che stiamo lavorando. Dicevo, già i prodotti occupano decisamente troppo spazio nella mia vita lavorativa. Aspettate che finalmente posso rimuovere sto cocchio di pane. Voi non ci avete idea di quanto tempo io ho faticato per potermi togliere dalle palle sto pane. Se avete visto lo scorso episodio sapete molto bene di cosa sto parlando. E ora ovviamente c'ho troppo pane perché ho sbagliato a ordinarlo. Assolutamente sì. Questo è ancora lo scaffale con i prodotti generici, buono. Riempio solo un ultimo stand, ma per quello che mi riguarda possiamo anche avviare la giornata. Anche se, onestamente, a questo punto io ordinerei un'altra
cassa specchiata da 500 dollarozzi dovrebbe essere l'opposto di questa, se non ho fatto minchiate. Ottimo. Perché se io volessi mettere una cassa lì, ovviamente dovremmo togliere quello stand, che è ciò che faremo quando sarò in grado di assumere un ulteriore cassiere. Ma per adesso non lo possiamo fare perché dobbiamo pagare di più i franco. No, non sto scherzando, sembrano più per il chiurlo. Gioco vuole che io pago di più i franco. Mi sento offeso, ma lasciamo stare che è meglio. Allora, mettimi un'ulteriore lucina, che sennò poi stasera qua non si vede nulla. E allora, intanto avviamo la nostra giornata lavorativa. Potrebbe accadere letteralmente di tutto. L'unica cosa che spero che accada è il level up di sto cocchio di negozio. Sì, la maggior parte degli stand sono belli carichi. Allora, datemi mezzo secondo che devo tipo riordinare tutto qua. Se sono fatti fuori la pasta asciutta, il riso, la mia voglia di esistere. Avessero diviso i prodotti non per mangiabile, bevibile, pulizie, sarebbe stato decisamente più pratico, sviluppatori. Allora, vediamo di ordinare molto volgarmente tipo qualunque cosa esista nel catalogo. Aspetta che eravamo giù di succo di mela. E mi pare mancassero anche le tortine del Bon Papa. Si chiama così, gente. Che poi volete ridere. Se notate bene, la marca di queste mazzancolle lì, come cacchio si chiamano, è Pripyat. Se da dove di solito ci sono proprio una cifra di radiazione. Signora, vedo che lei ha vinto il premio furbizia. Anche lei, porca la miseria. L'unica cassa senza dipendente, ovviamente. Mi sento moralmente obbligata come donna a rompergli i maroni. Brava signora, avevamo appena rifornito tutti gli stand dello zucchero. E poi mi arriva lei. La volete smettere? No, sta cosa non va bene. Oddio, non mi dire che adesso arriveranno per forza tutti qua. Ok, se vi levate dalle balle, grazie esimi clienti. Aspetta, questa non è l'acqua della Ferragni. No, è l'acqua dei poracci. Questa è l'acqua della Ferragni, che possiamo spostare qua, liberando un'altra zona. Zio Billy, tutto ve siete magnati. Speriamo davvero di poter automatizzare il tutto. Ding un cocchio con le prossime versioni del gioco. Sì, ragazzi, sto dai, ma sei un pezzente. Leggerissimamente andando fuori di testa nel cercare di mandare avanti questo cocchio di posto. Avanti il prossimo. Signora, si è fatta fuori una mare di birra. Oh, la mia birra è finita. La mia birra è una... Però mi ha lasciato 94 dollari. Da quando abbiamo sbloccato gli alcolici, i miei clienti sono proprio tanto felici. Aspettate che devo riordinare anche le pizze e i bastoncini di granchio, se ricordo bene, e il salmone e anche la confezione quella grossa delle uova. Wow, ho speso quasi 1000 dollari. Che bello, devo ancora finire di riempire i vari stand. Aspetta, sento l'alcolismo che sale nei miei... Anzi, che scende nei miei clienti. E il porco che sale, ma insomma ci siamo capiti. Dimmi che non ho ordinato le uova sbagliate. Era un'etichetta doppia. Ma che... vabbè, adesso la devo riempire comunque. Vabbè, sgnacala lì tanto. Voglio dire, peggio di così. Ding! Ding! Proprio mentre dicevo peggio di così, ovviamente la vita mi deve smentire. Signora, se non ha fatto una spesa considerevole, ha ordinato la patata lei. E poi io devo anche ridarle 74,99 dollari. Facciamo 75, meglio abbondare. Pepe e detergente per mani. Per davvero, non c'era nient'altro che poteva ordinare per farmi perdere un altro po' di tempo, che sono già un ometto impegnato. Mi hai quasi messo sotto, criminale! Ma ti spaghetto la nonna la prossima volta! Ma dimmi te sta gente! Ding nulla! Ma è così difficile lasciarmi stare! Allora, questa è la pizza al cheddar? Sì, mi sembra di sì. Perché continuate a venire qua? Secondo me vi divertite a far impazzire il proprietario? Sadici bastardi! Come ti devo pagare? 130... Ah, mentre preparavo l'episodio una signora ha speso 195 dollari. Si è portata a casa tipo 46,8 kg di sushi. Signore, vuole fare qua a sto punto? No, perché appena mi allontano poi fa ding. Anche se sappiamo molto bene che tendenzialmente, porca la miseria, la situazione peggiora quando iniziano a calare le tenebre. Anzi, dovrei accendere le luci del negozio. Signora, con quanta vodka... 157 dollari, bene, 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 bene. Oh, anche perché davvero sto spendendo troppo. Da quando abbiamo 8 miliardi di prodotti, davvero. Mantenere tutto il magazzino organizzato, rifornito, e chi più ne ha più ne metta, sta diventando un'impresa titanica. Aspetta che sono già le 6. Signora, se pazienza bene e altrimenti bene comunque. Aspetta che sicuramente ci mancano le patate fritte. Mi pare mancasse il pure di patate. Ordina sacchetti. Il paradiso della patata, perfetto. Sì, siamo in orario di chiusura. E come potete notare la gente si sta triggerando. 69, 58, avanti il prossimo. Sì. Arrivano tutti la sera quelli con la mega spesozza. Perfetto, 122,83. Non ho controllato i prezzi prima di iniziare la giornata. Aspetta che riordino un attimino perché c'è monnezza tipo dovunque. Pertanto speriamo che i nostri meravigliosi clienti, che non odio minimamente, non si siano triggerati più di tanto. Mentre preparavo l'episodio ho avuto una giornata perfect. Questo dove va? Qui, perfetto. Nel senso che hanno trovato tutte le merci e nessuno si è lamentato
di eventuali prezzi della merce eccessivi. Olè, grazie signore. 9,50, stavo per dargli 10, ma poi mi sono detto no, mi stai sulle balle, così a prescindere. Oh, porca la miseria, non posso più inoltrare gli ordini di questo passo. Ma che spesozze, santi numi. Cosa che non hai trovato? Il riso Elo. Sì, in effetti forse non l'ho ordinato, ora che ci penso bene. Wow, abbiamo superato i 26.000 dollari. Mi sa che davvero possiamo allargare il negozio domani mattina. A posto, 109,77. Enter, posso... No, posso mandarti a Fan Club? Era quello che stavo per dire? Assolutamente sì. A posto. Allora, siccome me lo dimenticherò sicuramente, vai di 4 confezioni di riso Elo e... No, i cereali mi pare li avessimo tutti. Ding niente, signora. Ding niente. Prendimi uno di questo e... Ah già, sono le 9 passate. E purtroppo per me non raggiungiamo il livello 42 prima di domani mattina. Pertanto dovremmo attendere un attimino. Volevo sbloccare una quantità spropositata di ciccia. No, non sto scherzando, figlioli. Se andiamo a guardare sotto le licenze, possiamo scegliere... Questa licenza qua, le gallette, formaggio e prosciutto, quelle pronte all'uso, il macinato di manzo, i salatini al prosciutto, il prosciutto cotto, le lasagne, il prosciutto crudo e la coscia di pollo. Per uno che non mangia carne come il telone, è la presa per il culo suprema. Però sicuramente la carne ci permetterà, anzi la ciccia, ci permetterà di attirare un buon numero di clienti. Datemi mezzo secondo che faccio un check, un controllo veloce veloce. Sì, allora, manca luce qua sicuramente, ma per il resto... Oh, wow! È finito anche il pane, quello economico. Mi spiegate per quale motivo io sblocco licenze sempre più costose per sbloccare prodotti che in verità mi fanno guadagnare di meno? Eh sì, fa parte del gomblotto internazionale che mira a destabilizzare il controllo del telone. Ma vabbè, dettagli, perché il telone ogni tanto è un potere forte. Forte nel porco, se qualcuno se lo domandasse. Apposta? Perfetto. Ok, restano solo quei clienti lì. Non c'è più nessuno che rompe le palle. Bravi. Fatemi dare un'occhiata qua dei congelatori. Sì, c'è una leggera carenza di pizza. I polli sono a posto. Giornata finita? Perfetto, quello era l'ultimo cliente. Beh, ciappa il coso. Concludi e vi sarò tutti felici e contenti. Comunque ho, figlioli, 55 clienti. È record. Allora, dobbiamo abbassare il prezzo delle pasticche. Ah no, in verità è salito il mio. Ero io che non l'avevo aggiornato. Benissimo. Se vendessimo solo quelle guadagneremmo un bel po'. Carta da culo che costa molto di più. Ho visto poca carta da culo quest'oggi, in verità. Ragazzi, ma devo veramente darvi una mano, altrimenti non ce la fate? Siete in tre! A parte che i nostri cassieri, come ho detto più volte, sono lenti come lo schifo. No, vi giuro, mi fanno salire un fastidio che voi non ci avete idea. Passano un prodotto... Grazie, mentre stavo facendo l'esempio, dovevi ovviamente rovinarmi l'inquadratura. È finito tutto, aspetta! Allora, prima di tutto paghiamo le fatture. C'è stato un momento in cui me ne ero dimenticato che sono stato colto dal panico. Ragazzi, ci spendiamo 11.000 dollari così per simpatia per espandere il negozio, ma assolutamente... Dove? Dove? Sono scemo io? Oh, wow! Si è espanso da questo lato il negozio? Ma porca la miseria, così è... Adesso devo spostare tutti i congelatori. No, è un bene in verità. Solo che adesso i congelatori sono in mezzo ai maroni. Allora, aspetta, devo spostare prima quello con pollo. Ecco qua, altrimenti poi mi si sminchia il placement degli oggetti. C'è abbastanza spazio comunque qua in parte per... sì dai, non è la cosa più comoda della vita. Soprattutto quando c'è una colonnina del manga che ti rovina completamente i calcoli. Nella peggiore delle ipotesi possiamo comunque lasciare... un po' più di spazio ora, vedete, fra un frigorifero e l'altro. È che davvero c'è pochissimo spazio, cioè... Vabbè, ragazzi, tanto col prossimo aggiornamento verrà buttata giù anche il resto di quella parete, quindi non sto a fasciarmi la testa più di tanto. Davvero, i clienti passano in mezzo a tutto. È ridicolo come posizionamento, ma finché il cliente non mi si rivolta, lasciamo così, tanto i congelatori li ignoriamo bellamente il più delle volte. Allora, ritornando a noi, inoltre mi sto nuovo ordine, perfetto. Ok, abbiamo cereali. Sì, la carta culo è a posto. Per una buona volta. Ma i cereali erano completamente finiti. Devo controllare ogni tanto anche lo stand dei prodotti extra che abbiamo laggiù. Il riso era finito. Farina? Anche, perfetto. È sempre cosa buona e giusta non iniziare troppo presto la giornata. Altrimenti i nostri Giampier Fabrizio non ce la fanno a rifornire gli stand in tempo. E i nostri clienti hanno un'arte incredibile. So che non sembra vero, ma è così. Per andare a prendere esattamente quell'unico prodotto che non è presente sugli stand, perché è finito, esaurito, e chi più ne ha più ne metta. Il riso dove va?
C'ho un vuoto di... Ah, eccolo qua, perfetto. Ah, avete già rifornito voi. Ma non mi fate fare i chilometri per nulla. Più che altro, domanda da $1 milioni. Sti prodotti dove andranno? In quale stand? Andranno in frigo? Beh, in congelatore no. Quasi sicuramente no. Le gallette probabilmente andranno su uno stand esterno. Il prosciutto dove va? Cioè, in frigorifero, presumo. Come fa a starci? Ah, va da sé che non è un prosciutto intero, razza di imbecille. Ogni tanto sono veramente stupido pure io. Da quest'altro lato manca il ketchup. No, non mi sopporto più. Dai, c'è abbastanza ketchup per poter iniziare tranquillamente la nostra giornata lavorativa, disse il telone, sapendo di aver appena fatto una minchiata di proporzioni bibliche. Di solito funziona così. Non è che sto facendo un ordine doppio, perché non ho trovato le tortine, ma ho la vaga impressione che... resta in piedi. In realtà non le avevo raccolte. Le ultime parole famose! Ora mi riempirò di ste cocchio di tortine come non ci fosse un domani. Ma che stra... Ci ho provato. Volevo sfidare la fisica e la fisica mi ha detto: volevi? Ding, niente, c'ho le tortine in mano, non rompete i maroni. Oh, non abbiamo neanche iniziato la giornata che mi arriva la signora col pollo e la vodka. Pollo alla vodka non credo sia neanche una ricetta, disse il telone prima di pensare alla Russia, ma vabbè, dettagli. Dai, mo sono finiti anche gli spaghetti. I prodotti di base sono completamente esauriti, il che è un bel problema. Ora ci avrò troppa pasta perché lo sapevo, ding. Ci piglio a ceffoni con il ding. Zio Billy, aspetta che non ho riordinato il ketchup. Ecco qua, ha fatto un'ottima spesona il signore. Non c'è che dire. Stanno ordinando un sacco di salmone. E sì che in verità il salmone affumicato non lo mangia quasi nessuno. È buonissimo. E io ci vivrei di salmone affumicato. Ma insomma ci siamo capiti. Sì, abbiamo raggiunto il livello 42. Aspetta che stavo ordinando il ketchup. 2 secondi, devo controllare cos'altro manca. Perché le salse finiscono se... Ordina, del lag. C'è quel punto sempre lì che lagga, dicevo. Ordina sempre un set completo di maionese e salsa piccante. Ordina del salmone. Devo controllare anche a pesce come siamo messi. Postati, Gian Pier Fabrizio, che sei in mezzo ai maroni. Ok, aspetta, lanciali la scatola intanto. Signora, mi hai rotto le balle per solo del misero caffè. Maronnissime, vi giuro. Questi sono i clienti a cui darei fuoco. Dovrei mettere tipo delle trappole lì davanti. E se mi stai sui maroni si attivano. E che stracocchio. Diventa un tower defense all'improvviso sto gioco. Fidatevi che mi fuori una... $178! Wow. Te lo dicevo io che era finito il salmone. Pollo! È completamente finito pollo! In fin dei conti l'episodio con la carne. Ordinami 6 scatole di polli. Ormai non guardo neanche più le spese di... Maronne, che una torre di polli mi è crollata all'improvviso. È diventato l'11 settembre di polli, porca la miseria. Eh sì, ho sentito che hai fatto ding. Un attimo che mi serve il latte. Sapevo che era esaurito. Smettetela di farmi laggare la partita. Devo riordinare troppi prodotti. Qualcuno si è lamentato di assenza di prodotti, non so di cosa. Devo controllare appena possibile. Perché purtroppo i Gian Pier Fabrizio non è che danno priorità agli stand con meno prodotti. No, loro vanno a caso. Porca la miseria, questo è il motivo per cui li paghiamo poco. Aspetta, devo darle $25 di resto. Ecco qua, tutti qua i clienti. 2 uova. Ne spacco io le uova, ma quelle che c'ho in mezzo alle gambe. Oh, questa è una spesa seria. Che poi magari sono prodotti economici. Devo imparare a star zitto pure io. Qualunque spesa sotto i $100 per me è da straccioni. Solo perché possiedo il negozio. Devo andare a accendere la luce, signora. $198.60. Ti limono tutta la pensione. Ti meriti ben 50 centesimi di resto. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Accendi la luce. Ma tua nonna in cariola. Va che stracciona. C'hai la faccia da stracciona. Si vede lontano 1 chilometro per... Ah, era $88 di spesa. Ok. Di aver ordinato roba che costava. Cos'è che manca? Cos'è che ha fatto triggerare male i nostri clienti? A me sembra che ci sia praticamente tutto negli stand. C'è un po' di carenza di formaggio. Oh mio Dio, siete arrivati tutti adesso. A rompermi i maroni? Ok, come l'ho detto signora, la lovo tantissimo. $187, non è record, ma approvo tantissimo la sua spesa. Avanti il prossimo. Perfetto, si vede che siamo a fine giornata. Carta culo, ciccio, quanti culi c'hai là sotto? Complimentoni. Perfetto. Devono essere arrivati un sacco di clienti quest'oggi. Non vedo l'ora di controllare il resoconto della giornata. E soprattutto... 32,87, facciamo 33. Dicevo, e soprattutto non vedo l'ora di sbloccare le nuove merci. Allora, aspetta, vado a recuperare tutta la mercanzia qua fuori. No, le tortine, basta con queste tortine del Menga. E di nuovo finito lo zucchero? Ma cos'è questa ossessione? Ding, niente, signora. Lo zucchero, perché nessuno pensa mai allo zucchero? Senti, ordinane tanto. Oh, sono passate le 9 di sera, dannazione. No, per mia fortuna sugli stand ce n'è ancora.
Abbiamo praticamente finito il caffè. Il caffè, signore. 41,83. Apposta van del Brazzemo. Mi piace come pian pianino si compenetrano, rischiando la molestia, insomma, e tutte cose. A posto. Ma dai, che sono proprio 4 prodotti in croce. Ah, ok. Però intanto abbiamo di nuovo 18.000 dollari da parte. Scusate, ma il ketchup... Ah, eccolo qua. L'avevo ordinato 8 miliardi di minuti fa. Arcaccia la miseriaccia. Salmone. Guarda qua, è finito tutto. Hanno fatto estinguere di nuovo i polli. Signora, ma dove rompere le palle adesso? Aspetti che c'è pollo che stava scalpitando nella scatola. Ma questa è patata. Va bene anche patata. Guarda, hanno svuotato tutto qui. Zio B. No, devo riordinare qualunque cosa. Il problema, come ho detto, è che devo buttarla almeno sugli stand. Mentre i tre, Gianpier, Fabrizio, stanno lì a guardarmi come degli ebeti. Dimmi te se poi uno non si deve incazzare. Facciamo che è meglio se metto io un po' di prodotto. Oddio, che succede? Mouse? Ti sei scaricato adesso! Mouse! Che brutto tempismo! Dov'è il cavo? Aspettate! Aspettate, c'ho la powerbank! C'ho la powerbank! Rimedio! Ricollegala! Ai, 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 ai! Basta! Ah! No, c'ho il cavo che mi ha quasi buttato giù il bicchiere! Come non fosse accaduto nulla? Quale momento peggiore non potevi scegliere, vita? Oh, sono arrivato anche giusto, giusto col formaggio! Vado col cheddar! Ok, dovrebbero essere gli ultimi clienti, la mia giornata lavorativa... Dovrebbe finalmente giungere alla fine. Madò. Qualcuno mi dia una mano. A posto? Posso fermarmi? Urca la miseria. Il ding. Scusi. Lo so che è tipo qua da 86,9 minuti. Porti pazienza. Guardi, le avrei dato anche il resto abbondante. Mi perdoni. Allora, concludiamo la giornata. E 59 clienti. Per e anche effetto. Dobbiamo abbassare il prezzo del Elo riso. Che dalle mie parti vuol dire mai riso. Tecnicamente sì, eh. Dobbiamo riordinare anche la birra. Allora, vediamo di procedere per gradi. Fustacchioni di birra, tac. 567 dollari di ordine. Allora, intanto che io organizzo tutto, i Gianpier Fabrizio, che ormai sono diventati tipo una mafietta, una cricca locale e via dicendo, si possono divertire a rifornire tutti i vari stand. Allora, aspettate che almeno gli metto i prodotti mancanti, perché sennò stanno lì a battermi la fiacca. Anche qua abbiamo esaurito tutto. Manca il gelato. Mi sento offeso nel profondo. Non si può lavorare in questo modo. Io sono un professionista. Ho una reputazione da odiatore di clienti da mantenere. Che stracocchio. E basta, ma la 300esima confezione di zucchero che butto via. Allora, aspetta, questo va qui. Guarda, anche il formaggio. Datemi un secondo. Manca tutto. Prendimi il caffè. Caffè in grande quantità, peraltro. Mancherà probabilmente anche il tè. Ormai, a prescindere, mi conviene tipo ordinare tutto, tranne le tortine. Quelle sono abbastanza sicuro che ci siano. Mancherà la candeggina. Mancherà il detergente per piatti. E olè. Sì, vedete, vedete che manca sempre tutto. E è altresì vero che alcune confezioni di prodotti... vai qua, perfetto. Sono decisamente troppo piccole. Se si potesse scegliere fra la confezione grande, che magari costa di più, ma a prescindere, ovviamente, ti conviene, come di solito capita nella vita vera. Ecco, sarebbe effettivamente una cosa molto interessante, disse il telone, notando che i cosi per la lavastoviglie c'erano. Però sì, il caffè si stava estinguendo lentamente e inesorabilmente. Manca la cioccolata. Però la candeggina... Non mi dite che ho ordinato candeggina e non serviva. Mancava la carta... O di solito manca la candeggina, ve lo giuro. Sapete cosa mi fa triggerare male? È che all'inizio del gioco ordinare 10 prodotti di solito era più che sufficiente. Adesso no, perché devo inoltrare l'ordine 8 miliardi di volte. E quindi fai un po' di confusione. Dite che adesso ho troppi gelati. Metti nello stand extra. Lon, lascia stare, non ti incocchiare. Stand extra, guarda qua fuori. Si sta accumulando di tutto. No, io vi giuro, dopo che ho finito di registrare un episodio di... come si chiama? Aspetta, stavo per chiamarlo il Lonad di Supermarket Simulator. Cioè, per me è come essere stato effettivamente a lavorare al supermercato tutto il giorno. Non sto scherzando. Voi non considerate che ho passato ore a preparare la puntata. Ma è giunto finalmente il momento di sbloccare una nuova licenza. Beh, paga le fatture, cretino, che poi ti dimentichi. Dicevo di sbloccare una nuova licenza. Quella della ciccia suprema. Non ciccia in senso bella gnocca, eh. No, qui magari. Magari. Allora, vediamo un po'. Dove vanno? Frigo. Tutto frigo. Il paradiso del frigo. Ok. Allora, iniziamo. No, aspetta, Lonino. Allora, io ti voglio bene. Ah, no, beh, dai, era più libero del previsto, eh. Aspettate che mettiamo via lo zucchero di Pablo. Manca anche l'altro zucchero. Ma porco canaglia. Aspetta che la cioccolata gliel'ho comprata, che sennò mi vanno in astinenza. Brutta, ne? Ci sta ancora cioccolata, vero? Sì, sono confezioni piccole, per fortuna. Allora, iniziamo dalle gallette prosciutto e formaggio. Si va a gruppi di tre. Ma quanto costano?
Perché come ho detto, due vanno nei frigoriferi di solito. Ecco qua, 1380 dollari, perfetto. Eh sì, Lonino, magari ordiniamo anche i frigoriferi? La butto là come idea. Senti, prendine tre. Mio Dio, ero super ricco all'inizio dell'episodio e adesso ho solo un bel po' di frigoriferi e nulla di più. Allora, gente, come la gestiamo sta situa? Perché onestamente, mettere i frigoriferi come facciamo con gli stand non è che mi piaccia più di tanto. Cioè, sì, si può fare, ma mi piace vederli, pam, direttamente tutti sulla parete, per adesso quantomeno. E se sfruttassimo al meglio queste pareti di fondo della serie, ci mettiamo un po' di frigoriferi, lasciando magari un po' di spazio qui, perché se no non posso premere l'interruttore. Questo stand per adesso toglietemelo dalle balle. E questo che ci fa qua? Perché c'è del riso a terra, scusate? Vabbè, mettiamolo qua e facciamo finta di nulla. Dicevo, ci sarà un piccolo spazietto, ovviamente, tra un frigo e l'altro. Dovremmo spostare qua il fetta. Aspetta, spostami il frigorifero della carne, perché a sto punto questo mi diventa il paradiso della ciccia. Oh, sì, ci possono stare. E se spostassimo anche lì il pesce a sto punto, quindi tutte le proteine che devono stare in frigorifero, le mettiamo direttamente qua dentro. Ho fatto di peggio nella mia vita e abbiamo praticamente un frigorifero extra che se mai servisse lo possiamo ovviamente che come ben sapete prima o poi ci farà decisamente comodo. Attendo ti piazzo però, perché qui ora che ho messo il frigorifero però non ci sta. Beh, Lonino, lo puoi ricompattare, razza di idiota? E dopo gli trovi un po'... No, ok, grazie. A sto punto mettimi qua gli alcolici, olè. E i prodotti per la pulizia li mettiamo in parte alla porta. Dai, ci può stare. Peccato che c'è spazio solo per un frigorifero piccolo. Ma io questo non lo posso spostare, no? Posso solo accenderlo. Peccato, è un po' una minchiata, onestamente, considerando che è tipo l'unico interruttore di tutto il negozio. Allora, abbiamo le gallette di Pripyat. Che roba orripilante. Va bene. Allora, le possiamo mettere un po' qui ed un po' sotto. Fantastico. E primo prodotto inserito. Poi, abbiamo ancora le gallette di Pripyat. Fatta. Ci stanno ancora qua dentro? No, ce ne stava solo una, a dir tanto. E dopo gli troviamo uno spazio, perché in realtà dobbiamo ancora sbloccare gli spazi all'interno del nostro magazzino. Poi abbiamo la carne macinata. Mi sa che riempiamo uno completo. Perfetto. Però mi fa impressione. Non ha un bel aspetto, onestamente. Non giudico, ragazzi. Cioè, l'ho mangiato anch'io ai tempi d'oro. Mia madre faceva degli hamburger di carne macinata che erano una meraviglia. Qua abbiamo... Che roba è? Filet di jambon. Jambon è il prosciutto, se ben ricordo, dal francese che feci ai tempi del liceo. No, il francese che mi feci, meglio precisare. Altrimenti questa storia assume delle connotazioni nettamente differenti. Ricordati di mettere i prezzi. Il ripiano è pieno e il ripiano è pieno. Guardi, non so come dirglielo, anche le mie balle sono piene. Ma non detta così suona male. Allora, ordinami anche due stand. Perfetto. Aspettate che è pieno zeppo di scatole. Peraltro, ragazzi, cosa fate in mezzo alle scatole, imbecilli? Ma dimmi te. Mettimelo ovviamente qua in parte. Ah, posso? Aspettate che recupero tutto. Qui abbiamo il filetto di prosciutto, che chiamiamolo così. Onestamente non so cosa diavolo sia come prodotto. Qui abbiamo quell'altra roba là. Aspetta, sono le gallette? Sì, perfetto, ne abbiamo 47. Non volevo far rima, scusate. Qui abbiamo stand. E ho ordinato troppi frigoriferi. Vaga impressione di aver fatto questa leggerissima minchiata. Senti, per adesso sgnaccameli sempre chiusi nella scatola. Qua di lato in parte al computer. Porca la miseria. Vabbè, ma tanto si utilizzano, ok? Ho sottostimato il tutto, gente. E piazziamo anche l'ultimo stand qua in angolo. Lino. Salvo intoppi, per ora non ci dovrebbe servire questo e quest'altro. Ottimo. E ovviamente ci manca la carne macinata, che invece possiamo mettere qua sopra. Allora, vediamo di ordinare altri prodotti ad alto contenuto di carne, come ad esempio il prosciutto cotto. Ah, erano i salatini al prosciutto, quei robili, ok. Le lasagne e il prosciutto crudo. E giù altri 1363 dollari. Oh, qua rimarrò proprio una cifra, povero. La moussaka l'avevamo messa lì. A sto punto, visto che più o meno credo sia una sorta di lasagna, direi di piazzare qua sotto le lasagne molto ma molto più standard. Lasagna alla bolognese. Non so perché alcune etichette sono in francese, altre in lingue non meglio specificate. E le piazziamo invece... No, aspetta, questo è il ripiano della pizza. Avete finito anche la pizza?
Troppi prodotti devo riordinare. Aspetta, Lunino, facciamo una cosa tattica. Vediamo di mettere i prezzi perché poi ti dimentichi. Perché sei tipo cerebro leso. La carne macinata ad 8,52. Vabbè che ormai serve un mucco anche per la carne. Una volta era il pesce che costava. Mo anche un po' di prosciutto o pollo, zio Pilli. Oh, ragazzi. Oh, prosciutto. Buongiornissimo. A sto punto gli insaccati li mettiamo direttamente qua sotto. Olle. C'era anche quello cotto. L'ho già ordinato il cotto. Sì, è chiaramente questo, come potete notare. Potevo piazzarlo anche sugli stand un po' più alti. Ammetto una rottura di balle doversi abbassare quando devi recuperare i prodotti. Potevo anche delegarlo questo lavoro? Assolutamente sì. Aspetta che mi tengo sta scatola e a sto punto la smiacco. I prosciutti li mettiamo in fondo. Dai, mi sto già perdendo. Lasagna alla bolognese, olle. Credo che manchino solo le cosce di pollo. Non abbiamo ordinato le cosce di pollo, vero? Ok, mettiamole ovviamente all'interno del prossimo ordine. Prendimi anche un po' di pizza. Fatemi dare un'occhiata perché sicuramente mancano un po' di patate. Le patatine, è vero, è vero. Prendimi due di queste e per sicurezza un po' di patatine fritte. No, vabbè, non posso far sti video sempre prima di cena. Devo smetterla che mi viene una fame di... No! Qua ci stava la porca miseria, ho fatto confusione, aspetta. La pizza andava qua, perfetto. Dopo rimedio, che sennò la patata mi punisce. Fai così, a posto. Etichette, bravi, bravi ragazzi. Ecco, magari andatemi a dare una mano. Non pretendo più di tanto. Ed ecco qua che abbiamo il pollo. Ci dovrebbero essere degli... Non abbiamo stand liberi con la ciccia? E io dove lo metto il pollo adesso? Questo è un problema. Questo è un bel problemone perché non so quant'altra carne andrà nei frigoriferi in un prossimo futuro. Fatemi dare un'occhiata alle licenze. Questi sono prodotti per la pulizia. Qui abbiamo gelati, bocconcini di patata. Oh, ragazzi, quando non vuoi tutta la patata perché magari, Per il resto, qui abbiamo alcolici, formaggio. Per un bel po' non ci servirà nulla. Allora, faccio una cosa un po' impopolare. Prendo un frigo piccolo, gente, che voglio dire fa comunque comodo. Piccolo adorabile stellino, non lo vedevo dai tempi dei primissimi episodi. Aspettate che riavvicino il frigorifero del pesce. La birra lì sotto? Perché la birra lì sotto? Ah, non abbiamo mai fatto lo stand per le birre. Aspetta, ma qui manca succo di mela. Non me ne ero accorto. Allora, ordinane 4. Cos'altro è che è a 0? Perché se è a 0 vuol dire che rischiamo che la gatta non sia all'interno dei nostri cocchi di frigoriferi. Allora, prendimi 3 di mozzarella. E poi abbiamo il parmigiano reggioso. Ecco qua, così arriviamo a 10. Ottimo. Allora, facciamo una cosa tattica. Mettiamo intanto qua il succo di frutta. Avete capito? Così il Gian Pier Fabrizio di zona. Maronne lag. Più aggiungo prodotti e peggio è la situazione. Dicevo così, Gian Pier Fabrizio di zona si diverte. Qua mettimi il prosciutto cotto. A piazzare le merci sugli stand. Pollo! Mi sa che ti dobbiamo spostare. Allora, fatemi dare un'occhiata nel settore carne. Ah, c'era troppo pollo grande più grande. Però c'è una zona vuota lì sotto. Perfetto. Aspetta che salvo la partita perché... Se prima è crashato e ho perso 10 minuti di gioco e mi è sembrato come se avessi perso 10 anni di vita. Ho tirato tanti di quei porchi in neozelandese che voi fidatevi non ci avete idea. Allora, patata standard. Possiamo anche avviare la giornata. No, aspetta, ci manca sempre il pollo. È vero, è vero, è vero, è vero. Allora, per adesso sgnaccamelo. Dovremmo metterlo lì. A sto punto tocca spostare la birra, ragazzi. Facciamo le birre direttamente qua. Eh sì, te la fai semplice, Lonino. Devi diventare iperveloce o passerai un brutto quarto d'ora. Aspetta, cava tutto. Vai, 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 vai. Non ho potuto svuotare lo stand perché non mi faceva droppare a terra la scatola. Quel minchia di bug. Sì, è sempre quello stupido minchia di bug. Quindi devo fare così. Tornare velocemente qua prima che arrivi un Gian Pier Fabrizio. Non l'hai fatto, non l'hai fatto. Sei un pezzente! Sei uno stracocchio di pezzente con tutto il resto della merce che potevi andare a palpeggiare. Beh, questa è l'unica scatola di bionde. Quindi almeno il problema non sussiste. Posso tranquillamente non puoi sfidare le bionde. Non puoi farti i cavolacci tuoi. Ne abbiamo già parlato. No, davvero, sono pirla io. Ah, no, erano di qua. Scusate, scusate. Abbiamo spostato i frigoriferi e il telone se n'era già dimenticato. Le prove video sembrerebbero suggerire che la tesi sia corretta. Ma io vi voglio bene, quindi non mi odierete, vero? Sì, sono problematico. Quello però lo butti, Lasciamo stare che è meglio. Allora, pollo sopra e pollo sotto. Il che mi ricorda, vai chiaro, che non ho segnato i prezzi. Sì, perché me ne sono dimenticato. Ok, fatemi controllare che le etichette siano... Eccole lì. Vedi che il prosciutto mancava? 5,57 per il cotto.
7,41 per il crudo. Ah, bravo, hai anche rifornito lo stand giusto. Stai facendo progressi, Gian Pier Fabrizio numero 841. E anche le patatine con il covidos. Allora, sapete che vi dico? Per me possiamo avviare la giornata. Fatemi fare un check, un controllo veloce veloce. Ma sì, dai, la maggior parte dei prodotti è sui relativi stand. Eh no, col cocchio, qui manca il latte. Ma porca la miseria. Ma il miele l'avevo comprato, non possono averlo già fatto fuori tutto? E manca anche la farina, quella nuova. Allora, intanto avviamo la giornata. Ho tutto il tempo di questo mondo, ce la faccio, abbiamo la tecnologia. E voi direte, ma Lon, ci credi alle tue stesse cazzate? Più o meno diciamo. Ecco qua, facciamo un ordine rapiderrimo. E voilà, ok, lo rifornisco io, ottimo. Butta la scatola, signore, è già arrivato. Minchia, no, non volevo covidos, volevo... Dammi il latte, presto. Ah, vabbè, ce n'era un po' qua sotto, per dover di cronaca. Non eravamo così tanto, oppala, in crisi. Parmigione, regione. E il resto dei prodotti li schiacchiamo qua, così si divertono loro. Guarda, sono finite tutte... No, aspetta, avevamo farine standard di qua. Se ben ricordo, ricordavi male, Lonino. Ma porco canaglia. Ding, niente, che sto cercando la mozzarella. E ho trovato il parmigione. Arrivo. Onestamente non so quanto tempo ho a disposizione prima che il cliente si spazientisca e vada via. Non so neanche che fine faccia la merce in quel caso. Signore, vedo che si deve lavare e intanto beve per la disperazione sotto la doccia. È un comportamento abbastanza adulto e normale, quindi non si preoccupi. Oh, qualcuno invece si è messo a dieta. Lo potete notare. Non ho controllato la situazione sushi. Ora che ci penso, ultimamente me lo... Cosa ho sbagliato? Ah, 14, vabbè, ho letto male. Che stracco. Signora, ma se ne può andare a casa sua per non essere più... Ok, ha speso $173 e aveva i soldi giusti? No, la situazione sushi è buona. Allora, il latte me lo rimetti qua, giurere... No, stai laggando troppo, gioco. Ti devi dare una stracocchio di calmata. Aspetta che abbiamo troppo succo di frutta, di mela adesso. Quando entro qua dentro, vi giuro... Ehi, avete visto? E il bello è che lo sviluppatore ha detto... No, il problema del lag l'avevo risolto. Mi fido, ma proprio una cifra, guarda. Basta? Sentite, se dovete rompere i maroni venite adesso. Ah, e ora mi ignorano. Ora che sono qui mi ignorano. Ma allora sei stro... Dillo che allora sei un po' ostrogoto. Ok, hai fatto parecchia spesa. E olè, vediamo un po' quanto mi hai speso. 112, mi aspettavo un po' di più da te, ciccio. Ding, niente, che sto dando una mano ai ragazzi che li vedo un po' in crisi. Ok, questo è a posto. Ovviamente avremmo finito... No, a prodotti per la pulizia non siamo messi così male. De nuovo finito l'olio. Posso dire che onestamente di giorno questo posto avrebbe bisogno di un paio di lucine soffuse, delicate. Però ti rendi conto a un certo punto che poi devi anche pagare la bolletta della luce. Marrone, che era, ciccio? $217? Non ci credo mai. Super record supremo. Ogni tanto sto gioco lo adoro. Cioè, sono casi molto ridotti perché poi arriva il ding e ti fa salire ogni santa divinità del passato, del presente e anche del congiuntivo. E che stracocchio, però. Devo anche riordinare le uova? Assolutamente sì. Che questo vuole $37. Facciamo 38, ciccio. C'ho un conto in banca, di tutto rispetto, grande e grosso. Non sto parlando del conto in banca, signora. Se fosse interessata, io la butto là. Franco un po' più veloce. La mia vita è una presa per il ghiurlo. Grazie, signora. Le do un intero dollaro, così mi levo dalle balle. Le uova costano troppo, la confezione è da 12. Perché? No, in verità queste dovrebbero essere aumentate, ora che ci penso. Grazie di avermelo fatto notare. Credo questa. In effetti sì, sono scesi i prezzi e non me ne ero accorto. Aspettate che faccio un check, un controllo. Vedi, questo ad esempio va aumentato. Ah, 4 e ben 7. Perfetto. Il burro boisa può rimanere così. Formaggio 4,54. Stanno calando le tenebre? Sì, mi sa di... Wow, veramente poco tanto. Sì, perfetto. Ok, mi sa che ormai gli stand non li rifornisco più. Sembra che la nuova carne stia veramente andando a ruba. Buono. Cioè, male perché non ne ho comprata a sufficienza per sopravvivere oltre la giornata odierna. Il sushi grande è finito. Brava signora, si è presa tipo l'ultimo sushi grande. Non la sto odiando minimamente la tizia. I fusti di birra come siamo messi? No, ancora ce ne sono? Non mi arrivate tutti adesso, devo andare a ordinare robe che scattano alle 9 altrimenti. Ok, grazie. 137,55, enter. Uffa. Sicuramente si lamenterà che non ha trovato abbastanza sushi. Vediamo un po'. No. Ok, ora posso andare a fare gli ordini. Posso dire con certezza che 3 Gian Pier Fabrizio non sono sufficienti. Ding, niente. Ordinami 4 sushi grandi e 2 piccoli. Ho speso $1096 di sushi? Apparentemente sì. Aspettate che è arrivato il sushi grande, figlioli. A posto.
Ok, andiamo a servire i clienti, così almeno questi non mi stracciano le balle. Ok, mi sembra che il resto degli stand siano a posto. Non ho controllato i congelatori. Dimmi dare un'occhiata veloce. Porca miseria, non ho messo la luce qua. Ding. Oh mio Dio, i polli. I polli sono finiti completamente? Dimmi di sì. Sì, c'è la crisi del pollo. Mi dispiace. E sono le 9. Ormai non la posso risolvere. Sta giornata si conclude così. E amen. Vediamo di servire gli ultimi clienti. Tac, grazie signore. E dichiaro concluso questo episodio. In verità scommetto sono in partita anche da troppo tempo. Perché i clienti non accennano a finire? State arrivando tutti adesso come al solito, vero? Ok, sto ignorando palesemente i clienti per una buona volta. Chi è che mi ha ciulato il sushi? L'avevo appena messo. Credo di aver fatto avanti e indietro in questo episodio dall'esterno al magazzino. Non lo so, gente. Penso 300 volte, 400. Porca boiazza, oh. I prodotti devono essere uguali. Questo è sushi pic. Oh, vi giuro, li confondo sempre. È qualcosa di assurdo. Sì, sono gli ultimi clienti. Alleluia. Non ha trovato i maccheroni. Signora, ormai poteva prendere anche altra tipologia di pasta. Che vecchi DM che si devono sempre lamentare. Franco, sprinta via col cliente, che è l'ultimo rompiballe della giornata. Posto? Oh, vediamo un po' i numerini. 58 clienti, figlioli, 58 clienti. Oh, abbiamo pagato automaticamente, mi dice gioco, il $160 al nostro personale. Neanche tanto, considerando la immane quantità di gente che abbiamo assunto. Buono, figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Mamma mia, oh ragazzi, mai vista tanta carne in sto cocchio di supermercato. Aspettate che Gian Pier Fabrizio mi hanno letteralmente inquinato il negozio, sti bastardi. Nel prossimo, ovviamente, vedremo di andare avanti. Abbiamo ancora un sacco di merci da sbloccare, come avrete notato. Ma non avete idea di quanto boia di tempo non ci vuole. Io intanto vedo anche di levelappare. Ah, è quello piccolo, scusate, mi sbaglio sempre. Dicevo di levelappare il negozio, così pian pianino sblocchiamo anche il resto delle merci. Dobbiamo vedere anche come ristrutturare il negozio, perché secondo me ci attende molto più lavoro di quanto mi sarei mai aspettato. Quindi gente, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi do la ciccia. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!